L'Eco FM, siamo in diretta, potete vedere il torrente Caldone, c'è anche qualche trota che abbiamo visto poco fa insieme all'assessore ai lavori pubblici Valsecchi, perché siamo qui per parlare dei lavori che si stanno facendo in questi giorni qui in via Carlo Porta al parcheggio. Assessore, c'è stata una frana qualche giorno fa, il 5 di aprile per essere precisi, e adesso ci sono lavori di messa in sicurezza da fare. Sì, siamo intervenuti immediatamente, abbiamo insomma urgenza affidato la diagnostica e ciò che serviva a un ingegnere strutturista che ha ovviamente competenze anche di carattere geologico, che nel giro di 48 ore ci ha fatto avere la sua relazione, la sua analisi. E sono già iniziati, abbiamo affidato sempre insomma urgenza dei lavori a un'azienda di Talamona che si sta occupando della parte del ripristino e della messa in sicurezza di tutta l'area, un'area che è stata abbondantemente visionata da parte del perito, e servono dei lavori di pallificazione e interventi strutturali di un certo genere che verranno fatti nel giro di un mese, credo abbiamo completato tutta l'opera. Ne parlavamo prima con l'assessore Valsecchi, questa frana, andiamo a vederla tra l'altro, è diciamo c'è stata perché di fatto il torrente Caldone passa sotto, oltre che al parcheggio di via Carlo Porta, anche sotto a via Dante, sotto a via Costituzione, quindi ci sarebbe anche da effettuare un intervento di respiro più ampio. Beh, questa che vedete ad esempio è un'operazione appena fatta assieme all'Università degli Adulti e della Terza Età, dei Lions, con la collaborazione del liceo Manzoni, col comune di Lecco, in cui questa è la storica chiusa del Caldone. Quindi da qui parte poi un ponte praticamente che arriva a sfociare alla Canottieri. Quindi tutta la parte di via Carlo Porta, viale Dante, viale Costituzione è da considerarsi un ponte che passa sopra il Caldone, e quindi si è collassato un pezzo, grazie a Dio minimale, che non ha fatto danni né a cose né a persone, che stava sopra il Caldone praticamente, e ha ceduto un muretto per il quale stiamo ripristinando con delle pallificazioni. Come vedete ci sono gli operai al lavoro, perché la voragine è anche abbastanza grande, a vederla fa anche un po' quasi paura, a dire la verità, perché la voragine è bella ampia. La voragine era di un metro quando io sono intervenuto nella fase iniziale del cedimento della pavimentazione. Poi l'abbiamo allargata ovviamente perché serviva per fare tutta una serie di operazioni, incluso quello delle pallificazioni. Ecco, qui vediamo quindi la voragine, i lavoratori che stanno mettendo in sicurezza. Questa è la fase 1 del lavoro, poi questa è la messa in sicurezza, diciamo, per chi arriva a sistemare il tutto. Sì, questa è la fase 1 del lavoro. La prima fase è stata quella della diagnostica, la seconda è quella di mettere in sicurezza quest'area rifacendo il muretto e sistemando, diciamo così, tutto quello che è il sottosuolo dell'area lesionata. Dopodiché ovviamente partiremo con i veri e propri lavori in sottosuolo di ripristino di tutta un'area che potrebbe essere compromessa o potenzialmente compromessa. Vediamo i lavori e gli operai. Questo intervento poi porterà anche alla sistemazione e al controllo anche delle vie limitrofe. Abbiamo già in buona sostanza impegnato una cifra importante per andare a analizzare tutti i ponti di Lecco, e siccome questo lo consideriamo un ponte, verrà analizzato a sua volta anche
tutto il sovrappasso del Caldone che va da Viale Costituzione a, da Viale Dante a Via Costituzione, perché tutta la parte relativa a un pezzo di Viale Costituzione, canottieri incluso, sono state fatte prove di carico insieme a Piazza Stoppani, eccetera, proprio per l'anno scorso, per consentire poi il passaggio dei mezzi pesanti, e lì il rilievo non ha dato criticità. Sì, io non ho mai smesso di lavorare, nel senso che sia da remoto che fisicamente ho lavorato, anche se, voglio dire, questo è un periodo veramente brutto dove abbiamo subito anche dei lutti familiari, e quindi è pesante pensare al lavoro, ma serve proprio per non pensare al momento veramente brutto che abbiamo alle spalle, stiamo vivendo e avremo purtroppo, penso, anche davanti per il prossimo immediato futuro.